Adesso parliamo del giorno di Santa Cecilia, riti e tradizioni. E quando parliamo di riti e tradizioni tarantine, io entro in collegamento telefonico con il professor Antonio Fornaro. Buongiorno, professore, ben trovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Certamente vorrete sapere come si caratterizza questa festa di domani che realmente noi stiamo vivendo anche nella vigilia, Eh sì, perché eh non sì. vediamo l'ora che arrivi È questo vero. momento cosmico Sì, siamo ai che blocchi di dà partenza, professore, inizio siamo ai al blocchi. lungo Natale tarantino. Bene. Innanzitutto sono tre gli elementi che dobbiamo oggi analizzare. Il tempo, atmosfericamente parlando, le pettole e le pastorali. Il tempo, subito dopo 4 giorni di scirocco, oggi puntualmente la tramontana, che non ci lascerà prima di 2 giorni perché la tramontana dura 3 giorni. Anche Meno questo male. fa parte della tradizione. Santa Cecilia porta il freddo, ecco, è arrivato il freddo. Le pettole, beh, le pettole vengono fritte domani mattina all'alba e sono state le pettole che hanno indotto nei secoli, quando ancora non c'erano le bande musicali, ancora non c'erano le pastorali, a far venire nella nostra città e solo nella nostra città i ciampognari che portavano le menie allora. E le nostre nonne preparavano non solo un bel piatto di pettole, ma preparavano anche il caffè, preparavano il rosolio e tutto quello che potesse rifocillare questi pastori che a piedi venivano dalle loro regioni, una cosa molto molto bella. E poi le pastorali che rappresentano la colonna sonora del nostro Natale, però attenzione, non sono molto antiche, perché se la prima pastorale è vero che fu composta nel 1870 da Giovanni Ippolito, capitano dell'artiglieria, è anche vero che soltanto dopo 10 anni fu Battista che compose altre due pastorali e poi così via. Soltanto nel 1920, pensate un poco, i tarantini ebbero la possibilità di ascoltare le pastorali e da allora, dal 1920, non si sono mai più scostati. Grande affare per le bande che faranno i salti mortali da una parte all'altra della Sì. città, ma è questa frenesia che dà il senso vero della festa all'ouverture di questo nostro bel Natale targato 2024. Eh sì, grandi emozioni, professore, perché intanto da questa sera ci saranno le preparazioni degli impasti, delle cose, delle persone che a casa si, come dire, Sì, è diletterà. semplice l'impasto, un po' di farina, lievito, acqua e un pizzico di sale. Poi bisogna prendere a schiaffi questo impasto, letteralmente a schiaffi, bisogna schiaffeggiarlo, nel vero senso dell'espressione, non è una mia invenzione, è così, fino a quando non diventi molto molto liquido, poi lo si lascia riposare per tutta la notte e domani mattina il miracolo, la lievitazione abbondante, poi pronto il cucchiaio perché nell'olio che frigge vadano a cadere le pettole che assumono le forme più svariate. Nelle forme più svariate, poi ci sono quelle classiche con lo zucchero, poi ci sono quelle normali senza lo zucchero, ma che è Allora, possibile fare salate. la tradizione vuole che oggi si debbano mangiare, cioè oggi, cioè domani, per Santa Cecilia, o con lo zucchero o semplici. E adesso faranno quest'anno la prima sagra della pettola, la Eh sì. faranno domani e poi la ripeteranno il giorno 7 di dicembre e metteranno in commercio delle pettole con la mortadella, con Con il le alici, provolone, con i cavoli, con gli acciughe, quante delle più ne vogliono ne rivisitazioni mettono, moderne della pettola. addirittura apparaggiano, le pettole al sapore delle clementine, incredibile! Ah, questa non la sapevo neanche io, addirittura. Va bene, ma bisogna stare sul pezzo, come si suol Ah, dire io nel per questo nostro chiamo lei, gergo eh. giornalistico. Io sto sempre sul pezzo, Professore, altrimenti non l'avrei fatto Professore, io per questa questo chiamo missione. lei, che so che è sempre sul pezzo, per queste cose. Sì.
Grazie, grazie come sempre per averci parlato. Buona Santa Cecilia, quando volete io sono sempre qui. Lo È soltanto che sappiamo. poi ci dobbiamo mettere d'accordo per gli E so che orari. lei è impegnato adesso nelle Abbiamo scuole, questo vero? discorso che Quindi va. sarà impegnato nelle scuole, però noi troveremo il modo per Sì, intervistare. però io il sabato e la domenica non ho impegni, quindi posso Vedremo. tranquillamente dedicarmi a voi, non vi preoccupate. Grazie.